Come farà a sopravvivere alla crisi? Come il commercio di vicinato può superare questo periodo economico di ristrettezza? Rimboccandosi le maniche e collaborando. Sono conscio con voi che il momento non è facile. Il 2012 non sarà un bell'anno, non sarà un anno dove ci aspettano aumenti dei consumi significativi, anzi, io sarei contento se i dati del 2012 confermassero quelli del 2011, intanto. E però io dico, noi forse il piccolo commercio ha ancora uno spazio di interno di allargamento che sinora non ha sfruttato. La grande distribuzione non è il dogma insuperabile. Basta essere un po' lungimiranti, anche la grande distribuzione si può aggirare, perché la gente poi cerca sempre anche il contatto fisico, cerca la comodità, cerca tanti altri fattori che voi conoscete bene e che dovete sfruttare appieno. Qualche suggerimento per ottimizzare le proprie risorse l'assessore regionale Casoni lo ha dato al pubblico dei commercianti fossanesi. Ad esempio, si può attivare un servizio di consegna a casa della spesa, è una cosa che la grande distribuzione non è ancora riuscita a fare e si può batterla sul tempo. Intanto la Regione sta per emettere prestiti a fondo perduto per tutti i commercianti che devono fare investimenti di tipo informatico ed altri a tasso agevolato per il restauro dei locali commerciali. Il futuro, poi, anche quello dei negozi di vicinato e internet. Bisogna sfruttarlo e per questo la Regione sta realizzando un sito per l'e-commerce, ossia la vendita dei prodotti online, sito che potrà essere utilizzato da tutti i commercianti del Piemonte.